ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Giornata primaverile quella di domani, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma nel corso della giornata avremo dell'instabilità dovuta alla presenza di aria più fresca in quota che determinerà qualche addensamento e qualche locale piovasco, specie nella zona dell'Alta Valle Seriana e Valle di Scalde, mentre sicuramente andrà meglio nella zona della Medio-Bassa Valle Seriana e Lago di Iseo, dove questi addensamenti non dovrebbero portare a delle piogge. Deciso miglioramento del tempo a partire dalla giornata di lunedì, quando un promontorio anticiclonico determinerà stabilità atmosferica almeno fino alla giornata di mercoledì, con temperature in decisa ripresa, con massima occlusione nella giornata di martedì che sfioreranno anche i 20 gradi. Mercoledì avremo una perturbazione che sfilerà a nord delle Alpi, arrecando qualche nuvolosità sul nostro territorio, e nel pomeriggio non escludiamo dei piovaschi che potrebbero interessare a macchia di leopardo gran parte del nostro territorio. Giovedì ancora un po' di variabilità, con un po' di instabilità ancora una volta sulle nostre montagne, ma questi piovaschi saranno limitati proprio solo ai rilievi orobici. Ecco che poi da venerdì si aprirà una fase di bel tempo che durerà per diversi giorni, con temperature decisamente più miti per il periodo e addirittura caldo, un pochino fuori stagione a partire da domenica, quando le massime occlusioni potranno raggiungere i 22-23 gradi e pensate a Bergamo addirittura 24-25 gradi. E per il meteo è tutto, a voi la linea.